Ma la pompa di calore riuscirà a riscaldare tutti i giorni dell'anno quella specifica abitazione? E se la applico in impianti a radiatori, riesco a riscaldare casa lo stesso anche se devo mandare acqua a 55, 60, 65 gradi, oppure i radiatori che sono installati lavorano solo a 70 gradi? Ma la domanda che interessa più al cliente finale è: quanto consumerà questa benedetta pompa di calore? Che fotovoltaico devo installare per supportare i consumi della pompa di calore? Allora, di chi è la colpa? Perché le cose non funzionano bene come dovrebbero funzionare? Può essere sicuramente della pompa di calore, ma non è detto. La colpa può essere dell'installatore che magari ha fatto l'impianto non alla regola dell'arte e magari non considerando alcune accortezze. Oppure la colpa del progettista, ma non si sa. C'è questa triade. La simulazione che andremo a vedere oggi è una simulazione di una casa da 10 metri per 8 e mezzo in due piani, quindi sono 170 metri quadri con altezza di 6 metri. L'involucro è in poroton da 30 cm senza cappotto, caldaia a gasolio, impianto a pavimento piano terra, impianto a radiatori con 8 radiatori tubolari in acciaio nel primo piano.